Buon dia, Buongiorno, un buongiorno, è un piacere piacere parlare con te poter parlare con dall'Italia, tutti voi dall'Italia. dall'apertura di questi webinar sulla soja brasiliana, sua Parlare della qualità, soia brasiliana, sua della sustentabilità. qualità della soia brasiliana. O Come Brasil, tutti voi come noi sapete, il sappiamo, Brasile è un grande è un grande produttore di produttore di soia, soia, il più importante il maggior produttore di produttore di soia soia al al mondo. mondo E attualmente. È un anche esempio di esempio di produttività, di competitività, di competenza competenza in nessa questo area. settore e E l'Italia l'Italia è è un un nostro parceiro partner. nostro e noi abbiamo grande interesse in E aumentare la ovviamente cooperazione è nostro interesse nella produzione di aumentare la soja, nostra cooperazione attendo nella anche vendita i prodotti dei derivati prodotti da soja per derivati dalla l'Italia, che oggi è soia, un grande nonché di produttore soia, di olio di soja, né? visto che il Di Brasile razione è un grande animale e che produttore di precisa della soia nostra materia per prima, quanto né? riguarda il mangime Poter espandire animale e quindi dar sicuramente è un valore prodotto aggregato che all'importazione. aggiunge valore A Italia e Brasile alla sono produzione partner dei storici mangimi per animali. importantissimi e Non ho non tenho dubbi dúvida che che a la soja soia è mais un sia un elemento che a elemento gente in possa più cada per vez far sì che noi lavorare mais possiamo próximo lavorare para o sempre più fortalecimento da nossa vicini e relação. rafforzare Então, così agora i vamos dar nostri início, rapporti. retorno a Di nuovo palavra la ao parola al nosso segretario Filipe Felipe Ribeiro, Ribeiro, che é quem che vai sarà il comandar moderatore di questo o nosso webinar. webinar. Buon E buon lavoro a trabalho para nós tutti. todos. Grazie, grazie Obrigado, ambasciatore. embaixador. Passo a palavra então para a gente começar o La webinar parola ao ora Bartolomeo a Brás, que é presidente Bartolomeu da AgroSoja Braz, Brasil, para falar um pouco sobre a presidente sustentabilidade da soja della brasileira. AgroSoja Brasile, che ci parlerà un po' Bom, della soia brasiliana. bom dia a todos. Nós estamos aqui no Brasil ainda pouco antes do meio-dia. Quero agradecer Buon o pomeriggio a nosso tutti, embaixador aí na Itália, buona a mattina a todos, tutti tutti quelli os che sono in italiani Brasile também. e che Por partecipano a essa questo parceria e também webinar. por essa Ringrazio webinar aí l'ambasciatore per para a gente l'opportunità falar um che ci pouco, né, dà di sobre poter parlare o un po' nosso del sistema di produção nostro aqui no Brasil, sistema di né? produzione di É um soia sistema qui in Brasile. Si tratta di bastante un sistema molto interessante, né? Um interessante in realtà, sistema in que o cui produtor il brasileiro, produttore brasiliano, juntamente insieme com a alla pesquisa, com a ricerca Embrapa e com realizzata da outros diversi órgãos organi, com tra cui bastante Embrapa pesquisa e e anche universidades, insieme alle università, desenvolveram, noi né? abbiamo Um sistema sviluppato que, un ao nosso sistema che, a ver, no nostro Brasil, e avviso, in também Brasile, pelo anche bom per tutta la conhecimento que a conoscenza gente e tem know-how che noi do sistema abbiamo de produção sui de outros sistemi di países produzione na degli produção altri de soja, paesi che que são producono poucos, né? soia, Nós quindi temos noi abbiamo o il Brasile Brasil, che produce Estados soia, ma Unidos, poi anche gli Stati Argentina um pouco Uniti, agora, né? América do Sul l'Argentina, também com anche il Paraguai, Paraguai e l'Uruguai. Uruguai, e a gente E tem poi in Asia na abbiamo Ásia ali la a China Cina e também e la Russia e a l'Ucraina. Rússia e a Ucrânia agora desenvolvendo muito pouco ainda. Mas o Brasil Comunque, il desenvolveu Brasile ha muito sviluppato un bem, sistema né? Nós temos autorevole per quanto aqui riguarda la produzione aos di soia. produtores nossos E i têm que nostri respeitar produttori ovviamente devono a nossa rispettare legislação, né? O Brasil la entre esses países legislazione presente in produtores Brasile. é o único que C'è, existe tra uma l'altro, lei in Brasile ambientale una que existe, legge, o un Código codice Florestal, ambientale. aonde os E produtores tutti i produttori têm que deixar devono, dentro da sua secondo questo propriedade codice, de 20 lasciare a nelle 80%, proprie né? Dependendo proprietà, a do seconda seu del proprio bioma, bioma, devono lasciare tem un matas nativas, né? 20% di Para que terre se autoctone, in modo tale da melhore o preservare e ambiente, né? migliorare Melhora o sempre ambiente não somente l'ambiente, non solo aqui de nós l'ambiente brasileiros, brasiliano, ma mas anche do l'ambiente nosso di tutto planeta. il Então, pianeta. E esse quindi si tratta di un sistema é sistema molto muito interessante. Eu interessante. queria Vorrei saber sapere se se sto estou falando parlando muito troppo rápido ou velocemente o se va se bene o la volume está velocità. ok. Acredito que está bem o Credo ritmo. che vada benissimo Obrigado. il ritmo, Está grazie. ótimo. Tá bom. Então, Quindi o nosso dicevo, il sistema nostro é, sistema como havia falado, nós dependemos das diárias que nós temos dipende aí, appunto essas da porcentagens questo dependendo do rispetto ad bioma. un regolamento per quanto Então, riguarda il isso rispetto faz com del que o bioma produtor e tenha dell'ambiente. essa Quindi abbiamo responsabilidade una grande com responsabilità per as quanto riguarda florestas, le né? foreste. Mas ali E essas abbiamo áreas que estão dentro das nossas delle propriedades aree rurais, all'interno delle elas são de nostre inteira proprietà responsabilidade de nós, produtores rurali. rurais, né? De preservar, de Questo manter aí, percentuale che deve essere longe de queimadas, preservato né? Longe de invasões, enfim, contro essas incendi, florestas contro elas são sobre invasione. o nosso E domínio, quindi mas si tratta porém uma di área un'area com bem che in comum a realtà è tutti. un bene Então, comune a isso tutti. dá uma dianteira ao Brasil, até porque Non ci não sono existe nel um mondo altri sistema simile. sistemi simili a E o quello Brasil, ele brasiliano. deixou, né, dentro E da noi, nossa propriedade aqui, quindi
25% hoje preserviamo il das áreas de floresta 25% bem delle aree dentro do forestali, Brasil preservada, visto né? che in Brasile Então, abbiamo 65% 66% del do nosso nosso territorio territorio che ainda è ancora preservato con delle foreste, e di questo 66, 25% si trova all'interno delle proprietà rurali, delle nostre proprietà rurali. E quindi anche noi che siamo i produttori di soia dobbiamo rispettare appunto questo percentuale e preservare queste aree, perché sappiamo che sono aree di preservazione permanente, sono aree che si trovano ai margini dei fiumi. E per avere un'idea, tutti i fiumi con più di 100 metri di larghezza dobbiamo preservare e lasciare 500 metri in ambedue i margini dei fiumi come aree preservate per preservare appunto la biodiversità in modo tale da avere un buon equilibrio. Quindi il produttore, oltre ad avere il dovere legale, ha anche il dovere di proteggere queste aree. Proteggere per far sì che non ci siano eventi di erosione, per esempio, per far sì che ci sia una armonia nella nostra produzione. Come ha già ben detto il nostro ambasciatore, noi siamo diventati protagonisti mondiali all'interno di queste aree e quindi siamo molto competitivi proprio grazie a questa efficienza e all'uso di tecnologie di punta in questo settore. Nell'area del centro-nord brasiliano, il bioma chiamato Cerrado, cioè la savana tropicale, in questo bioma ci sono delle terre con basso tenore di fosforo e di zolfo, quindi sono dei suoli che devono essere recuperati. E grazie alla presenza dei produttori e anche grazie alla ricerca, noi abbiamo sviluppato un fattore fondamentale per far sì che fosse possibile produrre da 2 a 3 raccolti all'anno, grazie al sistema di coltivazione diretta e quindi senza aratura. E questo ha fatto sì che noi potessimo aprire delle nuove aree agricole che erano già destinate alla produzione agricola, e grazie a questo sistema che noi abbiamo sviluppato siamo riusciti ad avanzare, andare oltre e arrivare anche in certe zone dove non c'erano alta quantità di pioggia, per esempio. Quindi grazie a questo nuovo sistema di regolazione del suolo siamo riusciti ad avanzare. Questa zona del centro-nord brasiliano sono zone di terre molto povere, terre con delle rocce, molta sabbia, meno pioggia rispetto ad altre regioni, e quindi sono regioni dove la povertà era estrema, le persone che vivevano in quei municipi erano veramente molto povere. E grazie a questo sistema che noi abbiamo adottato in Brasile siamo riusciti a inserire una tecnologia nuova e così siamo riusciti anche a migliorare il livello di vita delle persone. Il nostro indice di sviluppo umano in questa area 10 anni fa era veramente moltissimo basso prima che arrivasse la soia. Invece oggi, dopo 10 anni, questo indice è veramente molto più alto. Ci sono più di 3.000 municipi che coltivano la soia in Brasile. Questo è un fattore molto importante per noi brasiliani che rispettiamo la legge e miglioriamo la vita della popolazione. Portiamo questa popolazione a poter godere di queste risorse. Grazie a questa produzione ci sono dei municipi o dei comuni come Magalhães, che si trova nel sud di Bahia, oppure Sorriso nel Mato Grosso, Parecis, che si trova anche lì in Mato Grosso, un altro municipio, Cristalina, a Goiás, Dourados nel Mato Grosso del Sud, e altri comuni in cui veramente non c'era lo sviluppo che c'è ora, non c'era un miglioramento vero e proprio della vita delle persone che ci abitano.
sono. E grazie alla produzione della soia noi siamo riusciti a raggiungere un livello molto più alto. Molti paesi cercano di imitare la nostra tecnologia, cercano di fare quello che noi stiamo facendo a livello di suolo, a livello climatico, eccetera. E noi veramente possiamo dire che il Brasile sta facendo questo lavoro in un modo veramente eccellente. Per quanto riguarda la produzione di soia, noi portiamo avanti anche l'integrazione tra il lavoro e la zootecnia, e la integrazione del lavoro e della zootecnia e della foresta. Perché ci sono delle zone che hanno, diciamo, molta produzione di zootecnia, e quindi anche questo settore ha fatto migliorare molto la vita delle popolazioni che si trovano in tutta quella zona del Mato Grosso do Sul e del Goiás. Sono zone che stanno adottando questo stesso sistema. Ed è molto interessante vedere e constatare che tutto questo è stato molto importante per l'ambiente, perché è anche economicamente sostenibile. Quindi vi sto parlando di questo grande evento, cioè l'integrazione della zootecnia, della foresta e della produzione rurale, dell'agricoltura. E quindi ci sono moltissime zone che hanno della terra che è degradata, e quindi noi portiamo avanti questo sistema in modo tale da trasformare i suoli che erano poveri in suoli ricchi. E quindi questa produzione nel centro-nord del Brasile ha portato benessere non soltanto ai brasiliani, ma a tutta la popolazione mondiale. Sappiamo che il Brasile oggi è un importante esportatore di soia. Tutti i prodotti derivati dalla soia, dalla farina di soia, all'olio di soia, eccetera. E quindi tutti i nostri acquirenti hanno conoscenza appunto di questo sistema, e ovviamente i nostri vari ambasciatori, tra cui il nostro ambasciatore brasiliano a Roma, porta avanti questa informazione ai possibili acquirenti. Per quanto riguarda i materiali che noi utilizziamo, informiamo i nostri acquirenti sui materiali che noi utilizziamo e sulla tecnologia che noi utilizziamo. È ovvio che noi abbiamo alcuni problemi, ma sono problemi piccoli, sono problemi che saranno risolti. Per quanto riguarda alcune zone in Brasile dove ci sono delle terre che devono ancora essere regolarizzate, dove deve essere ancora fatto un accatasto su queste terre, e quindi sono problemi che man mano che si va avanti noi risolveremo. L'importante è sapere che queste attività verranno fatte in modo tale da poter portare avanti la produzione in tutte queste proprietà terriere e poter portare il nostro prodotto sui tavoli di migliaia e migliaia di persone. Noi oggi, con questo sistema di produzione, soprattutto per quanto riguarda questa materia prima della soia e con la carne, alimentiamo più di 1,5 milioni di persone in più di 150 paesi sparsi nel mondo. Quindi il nostro impegno è molto grande, e vorrei dire ai partecipanti a questo webinar e al nostro ambasciatore che noi siamo preparati, siamo pronti ad approfondire il nostro rapporto commerciale con l'Italia. Come sapete, noi abbiamo moltissimi italiani che producono soia in Brasile. Anch'io sono originario dell'Italia, una parte della mia famiglia è italiana, e tutto questo ci dà la possibilità di migliorare ancora di più i nostri rapporti e continuare a portare avanti un enorme commercio. Ambasciatore, invito tutti gli italiani a venire a visitare le nostre proprietà terriere, venire a conoscere i nostri bioma, venire a conoscere
dar la nostra tranquilidade, né, produzione, aos consumidores, que aí os quindi nossos irmãos italianos, dare così mas la também a possibilità ai todos os nostri outros fratelli países de italiani outros di paesi. conoscere Então, meglio il nostro paese, isso nos ma non ajuda solo muito. italiani, E a quero dizer que tutti. quando essa mídia coloca aí Quelli informações che che sono in questo sono settore questões nel mondo. politicas, e também a gente vê muito o nosso vizinho Se aí, o pensiamo alla francese Emmanuel Francia, Macron, spesso attaccando sentiamo il nostro presidente sistema di Macron produzione, che denigra oppure falando che a gente attacca sta il nostro sistema sfruttando, di queimando. O produzione. produttore è il maior inimigo das Dice che queimadas noi che tem. facciamo degli Nós incendi, trabalhamos provochiamo degli fortemente con incendi. brigadas di Invece per incendio noi gli per incendi sono il proteggere nostro as nostras maggiore, riservas, è il nostro il maggior nostro sistema di nemico. Noi produzione, che è una preserviamo e noi riserva di difendiamo le produzione nostre terre. brasileira. Quindi, Então, quando un quando o produttore produttore ele sente ouve essas questo tipo di reclamações lá do como attacco da presidente parte Macron, del a gente presidente vê Macron, noi con constatiamo falta che di c'è veramente conhecimento una daquele grande mancanza di leader conoscenza da ou parte dei presidente, che leader o leader da non so, parte meglio di dire, quel daquele leader presidente che nos colocam informações errôneas na specificamente. E mídia quindi è e ovvio a gente che tem que se con questo noi explicar. dobbiamo Mas a Pró spiegarci, Sorgho Brasil, dobbiamo ela dare está aqui para queste isso, nossos informazioni che produtores rurais, evidentemente tutti mancano nós ed temos è a per questo Prosoja che noi Brasil siamo e qui. 16 Noi a abbiamo Prosoja do 16 Sul diverse Brasil. Apro E essas Sojas in Aprosojas Brasile e rappresentam quindi 100% da diverse produção brasileira. sedi in Nós Brasile. estamos Siamo sempre à tutti a disposição disposizione per para rapportare queste levar essas informazioni informações precisas in e modo tale da trabalhar poter dentro cada vez lavorare mais sempre di di uma più sostenibilidade. sotto E um outro la passo que nós estamos sostenibilità. avançando agora Un altro é a aspetto molto agricultura importante è biológica. quello dell'agricoltura Nós já temos centenas de biologica. produtores, até Abbiamo mais più di migliaia di 170 produtores, produttori fazendo che portano a avanti una produção produzione on di farm, né, com prodotti produtos biologici biológicos, né, e quindi produtos prodotti mais di de più alta qualidade, qualità com menos pesticida, con levando aí uso ao agrado do consumidor. minore Então, di esse é um passo que já está bastante agrotossici e questo avançado è un dentro das altro propriedades passo rurais. avanti che noi O stiamo produtor brasileiro facendo já é um in dos questo que mais settore usam biológicos no mondo, até pelo produttivo. nosso Inoltre noi país tropical que viviamo in tende un a paese crescer. Então, tropicale, quindi mais noi qualidade tendiamo ao a consumo crescere alimentare. sempre di Então, più per essa quanto é riguarda la uma qualità dei nostri informação alimenti. inicial e fico à Chiudo qui disposição il mio para intervento, mais rimango ovviamente a perguntas e debates e disposizione di tutti i partecipanti per rispondere a delle domande che Muito obrigado, potranno Bartolomeu. essere fatte durante il Acho dibattito que della você nostra tocou riunione. aspectos muito importantes, essa molte questão grazie da Bartolomeo Brazza per a tutto quello importância che che o setor privato ci hai brasileiro comunicato. È molto importante anche questo settore di produzione biologica, è molto importante il fatto che il Brasile possa utilizzare anche queste aree degradate, migliorando il suolo, migliorando anche i pascoli. E tutto questo per noi è veramente molto importante e interessante la sua presentazione. La parola ora a Fabrizio Sorgia, che ci parlerà del contenuto di nutrienti della soia brasiliana. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio agli amici italiani, un saluto speciale anche al nostro ambasciatore. E vorrei dirle, ambasciatore, che per noi è un grande orgoglio poter constatare il lavoro che l'ambasciata realizza per quanto riguarda appunto la promozione anche del prodotto che ci coinvolge in questo webinar. E come ci ha già detto il presidente Bartolomeo, è veramente un onore per noi poter portare al mondo informazioni su un prodotto che per noi è il prodotto. Un prodotto che ha molto successo oggi, direi anche un successo come quello che ha il Brasile per quanto riguarda il calcio. Quindi diciamo il settore agricolo e il calcio in Brasile sono i due settori di eccellenza che ci presenta al mondo come paese, diciamo, di eccellenza in questi due settori. Dobbiamo ricordare che in passato il Brasile In passato il Brasile ha avuto una lunga storia nel settore agricola, ha realizzato veramente un eccellente lavoro per quanto riguarda la produzione di altri prodotti in modo tale da portare la sicurezza alimentare. Nel 1953 il Brasile Ao ver a realidade da nossa agricultura, ele a desacreditou. Não credeva não acreditava que o Brasil de poder tornar-se uma potência agrícola. E nel 70, negli anni 77, paese investiu muito em é diventato di nuovo protagonista.
In questo settore agricola, molti dei nostri produttori hanno viaggiato, hanno conosciuto nuovi sistemi di produzione, hanno conosciuto la tecnologia mondiale nel settore agricolo e quindi il Brasile ha potuto svilupparsi in questo settore. Abbiamo oggi un'agricoltura tropicale di successo, conosciuta in tutto il mondo. E quindi tutto questo è iniziato dal 1977 e gli agricoltori hanno potuto constatare che prima non credevano a quanto fosse possibile diventare o far diventare i suoli brasiliani, che erano molto acidi, con poca produttività, poco livelli di nutrizionali per quanto riguarda le piante. Siamo riusciti a fare la correzione dei nostri suoli grazie agli investimenti che abbiamo realizzato nel settore della ricerca e anche agli adattamenti che abbiamo realizzato per quanto riguarda appunto il clima tropicale. E tutto questo per quanto riguarda la coltivazione diretta senza aratura e per quanto riguarda il modello di produzione di sistema soprattutto. Oggi, nella stessa zona dove si produce soia, si produce anche il mais, che è estremamente importante per il mercato brasiliano. E questo è possibile grazie alla rotatività che noi realizziamo, un secondo raccolto di mais dopo la coltivazione della soia. E quindi, ovviamente, il Brasile vuole essere all'avanguardia per quanto riguarda la sostenibilità. E quindi tutto questo proprio anche per aumentare la propria produttività. E noi siamo cresciuti circa 3% nell'ultimo anno per quanto riguarda la produttività della soia, facendo la rotazione con la produttività del mais. La produttività del mais è cresciuta del 2,8% e quindi soia e mais stiamo producendo 9 tonnellate di alimenti. E quindi un risultato fantastico. Ed è quello che i produttori di soia oggi riescono a produrre. La nostra agricoltura tropicale può contare anche su alcuni benefici. Embrapa ha realizzato diversi studi sulla composizione della nostra soia e secondo questi studi ci sono diversi fattori che esistono nel nostro paese tipico di questa realtà tropicale che hanno permesso o che hanno fatto sì che la nostra soia avesse questo livello nutrizionale maggiore. Migliore anche rispetto a quella argentina. Gli argentini negli ultimi anni si sono stabilizzati e si trovano allo stesso livello più o meno del Brasile. Però abbiamo alcune regioni, per esempio a Bahia e anche a Mato Grosso, che oggigiorno riescono a raggiungere un vero e proprio record per quanto riguarda la produzione della soia, paragonandolo agli altri paesi produttori di soia al mondo. Abbiamo 40% di proteine, con alcune variazioni, e siamo riusciti ad avere una stabilità del 37% qui con la soia brasiliana. Gli americani, ad esempio, hanno una media del 34-35% di proteine. E gli argentini sono riusciti a stabilizzarsi nell'arco del 37-36%. A Bahia siamo riusciti a raggiungere 39% di proteine, questo perché si tratta di una regione importante. Poi anche lo stato di Maranhão, Tocantins, Bahia, sono questi tre stati che hanno questa zona, questa savana tropicale caratteristica che noi chiamiamo Cerrado. E quindi in queste zone, appunto, diciamo, abbiamo avuto questi risultati che sono stati superiori a altri paesi come Argentina e Stati Uniti. E quindi, per quanto riguarda tutta la filiera della soia, a soia ha una proteina vegetale, è una proteina vegetale che ha generato una vera e propria rivoluzione nel mondo, perché è un prodotto che può approvvigionare
La popolazione sono mondiale costruiti, e dalla sono con soia si può scarne, realizzare esattamente, latte, si può grasso, realizzare grano, carne di sì, soia, si può realizzare grasso, tantissimi esatto, altri proteine da prodotti soia, derivati dalla soia e quindi è una vera e oggi propria proposta questa rivoluzione rivoluzione per quanto riguarda all'alimentazione l'alimentazione mondiale. mondiale, Ma lo serve stesso também per il accade milho. con Nós il fazemos mais, a mesma realizziamo área, la stessa com cosa aquela con la composição, com a produzione missão di mais, mais e portiamo uniforme, avanti in modo determinante determinante questa per iniziare produzione per questa quanto riguarda proteína. appunto il livello Então, nós estamos proteico falando di questi de um país que prodotti. consegue, sem dúvida nenhuma, não só Detto questo, ter noi siamo riusciti a estabilidade, raggiungere alcançar um in patamar termini anche di energético sostenibilità un livello patologico che non ha energético. paragone Como con consegue altri também ter paesi. uma produtividade por área, gerar um Riusciamo produto a muito mais generare, a sustentável do produrre ponto de vista, sem un dúvida nenhuma, daquilo que alimento entrega, que é alimentação, che garantir uma alimentação, garantisce em volume, segurança la alimentar, qualità mas de e il qualidade volume. também. E aí entra, sem dúvida nenhuma, um Inoltre, componente econômico, è un perché se nós prodotto estamos che ha falando una de caratteristica dal produção punto de di vista massa, economico notevole. estamos falando de um produto, por exemplo, que tem 2-3% Abbiamo un mais prodotto proteína che do que contiene 2% più a di soja livello americana. proteico rispetto alla No soia caso aqui, americana na comparação, por e exemplo, anche rispetto a quella com a Argentina, tem argentina. médias aqui acima, no caso E quindi il brasileiro, Brasile rimane sempre un percento da al di soja sopra della soia argentina. argentina. Então, qual é o ganho que você tem nisso? A gente chegou a fazer Quindi, contas, né? Em especial, você vai ter um ganho muito grande ovviamente, logístico. se noi facciamo un Mesma calcolo quantidade logistico, la de soja que stessa você carrega quantità do di soia Brasil, che ela leva noi mais do abbiamo que in un um, carico di soia comparado brasiliano, que stiamo esse mesmo volume trasportando di soja un carico proteica di americana. proteine molto più E alto esse deve rispetto essere il principal ai prodotti che componente. vengono realizzati negli Então, altri em termos paesi. logísticos, Quindi, tem um ganho fantástico. Mas un não só em risultato logística, fantastico e mas non quando solo dal nós punto di vamos vista no logistico, ma processamento, anche dal punto di ou vista seja, della os custos lavorazione di questo também, prodotto, de per esempio per esmagamento quanto da riguarda la indústria, também triturazione, estamos per quanto falando de um riguarda custo também, l'industria de um e il ganho de sistema eficiência industriale. dessas indústrias também Noi fantástico. siamo Nós chegamos a calcolar aqui na casa, né, arrivati de a mais de più di un 1 bilhão de reais miliardo di de ganhos real logísticos di e ganhos para a indústria de guadagni processamento, in questa só industria, com essa variação de 1-2% tenendo de proteína da conto soja della brasileira. percentuale di Então, estamos proteína della falando de uma soia soja que, brasiliana. do Quindi, ponto de vista di tutto che eu alla falei, è fine, mais arriviamo alla barata, perché conclusione ninguém paga mais per secondo uma la soja quale la brasileira. proteína Então, brasiliana, essa cioè la soja soia brasileira brasiliana, é mais è più buon barata mercato do que rispetto a alla soia degli soja altri dos paesi. outros países, né? Isso, inclusive, E tem tutto gerado questo uma ovviamente ha discussione generato interna diverse se nós não discussioni, deveríamos mudar a precificação da soja, já que o visto che il Brasil Brasile proporciona oggi, hoje, e eu digo isso, eu não tô aqui me gabando com e isso, io mas sono os orgoglioso chineses nel sabem dirlo, disso, i cinesi lo sanno, i russi lo e sanno a indústria e toda tutta na l'industria Europa sabe europea lo disso, sa e a soja che la brasileira soia tem uma brasiliana ha una qualidade qualità superiore. melhor comparado com o resto do mundo, e isso gera um debate se nós não deveríamos receber um prêmio a mais pelo teor de óleo, pelo teor de proteína que E nós quindi, entregamos, né? Então, sem senza dúvida nenhuma, quando ombra se di coloca dubbi, isso na ponta do lápis, la nostra a nossa soia soja ela também faz muito bonito, veramente sta facendo una quando bella nós figura falamos quando si parla naquilo di que é um qualità. prêmio de qualidade. E non solo la Não só a soia, anche il soja, mas mais. nosso milho também, em especial o milho do centro-oeste Il brasileiro, mais considerado um milho brasiliano è tipo considerato ouro, né? Se un houvesse uma padronização prodotto acima disso, é considerado di um milho também altissima qualità de altíssima qualidade, per quanto seja riguarda la pelo presenza di amido, amido, seja la pelo teor presenza di de olio, óleo eccetera. que ele entrega também. E Então, essas quindi, seriam as minhas ecco, considerações aqui era iniciais e fico tutto também quello che avevo da interessante per dire in incontrare questo intervento altre iniziale. dúvidas Rimango a e poter disposizione confrontare. per rispondere a delle domande eventuali da parte dei Muito partecipanti. obrigado, Fabrício. Grazie Informações Fabrizio, muito molto interessantes interessanti também, queste nem sempre aqui na informazioni. Europa, por incrível que pareça, as Effettivamente, pessoas non têm essa sempre informação gli de que a soja europei brasileira, sanno o de hanno fato, é questa mais nutritiva. informazione Eu sulla já soia tinha brasiliana escutado di aqui altissima informações qualità. em sentido contrário, È mas molto é muito importante esse importante esclarecimento aqui, informare il perché eu estou vendo pubblico, aqui vedo che no tra pubblico i do webinar, partecipanti a questo webinar ci algumas sono anche empresas delle importadoras italianas. importanti aziende Passo a palavra italiane che agora, importano então, a questo Lea prodotto. Paloroni, que é representante da La parola ASALGEM, que ora é all'Associazione Nazionale tra i produttori di animali a zootecnici, Lea tem ASAL contato bastante Zoo. frequente com a embaixada, já esteve aqui Abbiamo no ano passado, avuto e espero che già questo un webinar sirva incontro também lo para a gente ter scorso um contato anno cada e vez mais sicuramente spero stretto. che questo webinar possa essere un'occasione per approfondire ancora di più i rapporti tra i brasiliani e gli italiani.
Grazie, molto, molto obrigada. Io ringrazio obrigada l'ambasciata per aver organizzato, questo incontro di incontro. E agradeço também ao embaixador, porque como já disse o secretário Felipe, no ano passado, no final de 2020, nós nos encontramos durante um encontro que foi promovido justamente pela embaixada. Certamente este encontro também é muito importante, este momento de diálogo, de troca de ideias com aqueles, entre aqueles que trabalham neste setor da soja. E in qualche modo mi sembra ci sia un po' un parallelismo tra credo che possiamo dire che esista un parallelo entre quello che noi produciamo e il settore della soja brasiliana. Pertanto, questa idea che non è come i consumatori della terra, chi attacca la sostenibilità, chi è data aos produtori di soja o produttori di carne, di acabar con la terra, di degradare la terra. E pertanto questa idea realmente è un'idea che deve essere combattuta. E vou utilizzare alcuni slides per poter accompagnare quello che può dire qui. Perché c'è l'associazione? Come tutti sapete, la Como sabem, a soja é para nós um elemento fundamental para garantir uma relação proteica, um balanceamento proteico nas dietas. E é a máxima expressão vegetal em relação ao abastecimento proteico. De fato, em 2019, a Itália importou aproximadamente 3,2 milhões de toneladas ou farinhas equivalentes, e portanto, farinha de soja. Do Brasil, nós importamos quer sementes de soja, bem como farinha de soja e concentrados proteicos. I numeri poi se vengono dati o comunque messo anche la podemos dizer que o Brasil é effettivamente o nosso fornecedor principal neste setor, quer em relação à farinha de soja, quer em relação às sementes. Podemos aqui ver evidenciado o aumento significativo deste ano em termos de importação de sementes de soja. Estamos também levando em consideração as áreas de abastecimento e, exatamente como já disse há pouco, é importante o último orador, esta qualidade da soja brasileira e o seu nível proteico superior nos faz escolher o Brasil como área de fornecimento das nossas importações. Quando falamos sobre a qualidade higiênico-sanitária, as características, todos os elementos que nós consideramos na fase da importação, é claro que nós temos as substâncias indesejáveis que devem respeitar a diretiva de 2002, os pesticidas, os agrotóxicos e os parâmetros microbiológicos e a questão da OGM. A soja e a farinha de soja do Brasil nos apresenta situações como as que estão aqui descritas. Em 2020, nós tivemos duas notificações de salmonela, mas a salmonela é algo que pode ocorrer e é uma grande dificuldade que nós temos, não é, na produção de soja. Porém, os níveis das notificações foram muito baixos se nós considerarmos o volume que nós estamos importando. E, portanto, a soja brasileira pode ser considerada segura. De modo geral, tivemos alertas e outros tipos de inconformidades que não foram encontradas no caso da soja brasileira. Bem, é claro que nós temos esses problemas na fase do abastecimento, na fase da importação, nas decisões que nós devemos tomar, que são problemas relacionados com a sustentabilidade ambiental. Porém, como já foi dito aqui, é claro, este é o parâmetro a partir do qual nós trabalhamos cada vez mais neste momento. Temos trabalhado cada vez mais também neste campo para poder fazer escolhas estratégicas. E é por isso que é muito importante
hoje este webinar para tentar entender tudo aquilo que tem sido feito pelas associações brasileiras no sentido de ajudar os agricultores a garantir este aspecto da sustentabilidade nas suas produções. O que nós temos vendo nos últimos tempos é um verdadeiro ataque por parte da mídia. E isso não nos ajuda, não ajuda os italianos a aumentar a estima. Por exemplo, nós temos aqui indicadores que foram publicados em 2018 que não foram atualizadas em 2019. Portanto, temos aqui o desmatamento de 78%. E, no entanto, sabemos que ainda temos os 20%. Andando a creare un'ulteriore pressione di preservazione, e portanto con questi dados nós acabamos nos confundindo. Podemos dizer que os italianos não são bons coletores de dados. E, portanto, se cria uma grande confusão. E, portanto, este tipo de informação é muito importante porque nos dá a possibilidade de fazer uma devida avaliação sobre as áreas, sobre os países dos quais nós importamos. Nós pedimos essas informações aos nossos fornecedores para poder dar respostas, para poder ter garantias, porque toda essa pressão que tem sido feita em todo o setor da pecuária em relação ao impacto que tudo isso traz na sustentabilidade, etc., etc., ter essas informações para nós é muito importante para que nós possamos nos defender. Bem, a Sozó não está sozinha, não caminha sozinha, caminha sempre num contexto europeu. Nós temos a FEFAC, e estas linhas guia da FEFAC foram importantes. A ideia não era criar um novo modelo, um novo padrão, mas sim um modelo de abastecimento da soja. E, portanto, este parâmetro que deve ser considerado como aquilo que é chamado no mercado de desmatamento free tem sido levado adiante. Nós sabemos que foram realizadas iniciativas e, ao selecionar os fornecedores, poder saber que estes produtores estão respeitando um sistema, para nós é muito importante. Portanto, tudo aquilo que se faz acaba aumentando, digamos assim, o seu valor se nós tivermos estas garantias por parte dos produtores e ter as informações sobre tudo e sobre aquilo que é feito no território. Tudo isso dá garantias às empresas que buscam o fornecimento, ter o fornecimento de soja. O Brasil exporta para toda a Europa, portanto, o Brasil sabe muito bem que os países do Mediterrâneo, como, por exemplo, Portugal, Espanha, França, são países que estão um pouco mais atrás se considerarmos os países do norte da Europa. E este também é um parâmetro importante para nós. Há poucas semanas atrás, durante uma transmissão televisiva que atacava o sistema de produção de soja, nesta transmissão pudemos ver que esta transmissão não tinha os dados suficientes a respeito da soja, portanto, deu informações não precisas. Digo isso não para culpar o sistema, mas sim para lembrar a todos nós, operadores desse setor, quanto é importante informar sobre aquilo que tem sido feito ao nível local para melhorar toda esta situação. E, portanto, nós devemos trabalhar juntos para trocar ideias, como disse o embaixador e como disse o secretário Felipe. É importante trabalhar juntos para realizar momentos de divulgação como este, porque as informações podem ser dadas de uma forma mais clara, mostrando ao público que naquele território muito tem sido feito. Nós vimos pela apresentação
que foi feita há pouco, aquilo que traz, os resultados que a agricultura traz em certas áreas do país, em termos de riqueza. Nós vimos, portanto, o seu efeito social, a melhoria no nível social das pessoas que se encontram nestas áreas, que se desenvolvem graças à agricultura dentro do território brasileiro. Portanto, aspectos muito importantes. E isto para lhes dar uma ideia geral, este era o meu ponto de vista. Agradeço profundamente por este evento, por este momento que nós tivemos de trocar ideias e também pela relação que podemos aprofundar com o embaixador. Muito obrigado, Lea. Grazie Lea, molto interessante la presentazione che hai fatto, grazie per aver ricordato anche le attività di Assol Zoo e anche appunto quello che si fa a livello europeo. È molto importante creare questo canale tra i produttori e gli acquirenti in modo tale da avere le informazioni corrette anche per quanto riguarda la sostenibilità e anche per quanto riguarda le necessità dell'importatore. Si parla sempre di più appunto della sostenibilità, ma anche in Brasile questo è un argomento, è una realtà molto molto importante. La parola ora a Carlotta Trucillo dell'Associazione delle Industrie dell'Olio Italiana dell'Olio e Assitol. Abbiamo già iniziato una collaborazione su diversi temi. Grazie per la tua presenza, Carlotta. Grazie Felipe, buonasera o buon tardi, buon dia a tutti. Il mio nome è Carlotta Trucillo, trago la saudação do meu diretor geral, Andrea Catazzo, che non può essere presente, e anche la saudação di tutta la associação Assitol. Eu também quero repetir aquilo que foi dito pela doutora Pallaroni, agradecer ao embaixador, agradecer ao secretário por terem realizado este webinar envolvendo um público mais amplo para divulgação de informações importantes. E nós todos estamos vivendo um momento de viragem epocal neste setor e isto é muito importante. Bem, eu sou a última a tomar a palavra neste evento e i dati e le informazioni sarebbero state date. Eu sei che molti dati già furono aqui menzionati antes da minha intervenção. Portanto, eu vou somente apresentar o nosso grupo que trata de óleos, óleos vegetais, margarina, óleos de sementes e, portanto, nós também estamos envolvidos no setor de óleos de sementes, isto em relação à sustentabilidade. E nestes últimos dias, sia dal punto di vista dell'utilizzo ambientale, diciamo, per la produzione di bioliquidi, per energia. Estamos envolvidos também em outros temas como bioenergética, etc. Em relação à parte alimentare, eu vou falar somente sobre isso, vou falar sobre o óleo di soja, soprattutto para consumo alimentare. Diciamo che noi ci troviamo in quel punto della catena. Esattamente a metà, digamos que nós estamos entre os produtores e utilizadores, nós somos aqueles que compram a semente, portanto uma parte do produto é utilizada para alimentação, outra parte é utilizada para trituração e realização de óleos de sementes. Os óleos alimentares, portanto, podemos dizer que consideram a questão da sustentabilidade, mas numa terceira fase. Rende molto di più di altri tipi di soia provenienti da altri paesi, per esempio mi dicono la soia americana. Sabemos que a importação de produtos dos Estados Unidos e também do Brasil desde sempre são realizados, o Brasil tem sido desde sempre um dos nossos parceiros comerciais. Nos últimos 15 anos perdeu um pouco a sua posição,
diciamo, i recenti accordi. Pur accordos recentes que foram feitos com a União Europeia, porém nós estamos recuperando esta posição porque é nosso interesse levar adiante esta parceria, que na verdade é uma parceria já consolidada. Portanto, como eu disse, em relação à sustentabilidade alimentar, o óleo alimentar ainda não chamou a atenção do público em geral na questão da sustentabilidade, como aconteceu, por exemplo, em relação a outros óleos ou outros produtos. Porém, sabemos que a sensibilidade da União Europeia está mudando. O Green Deal faz parte da nova estratégia europeia que revolucionará todos os padrões europeus neste setor e, sobretudo, será preciso dar cada vez mais informações aos consumidores na questão da sustentabilidade, inserindo também a ideia de etiquetagem, rastreamento, controle de origem, etc. Portanto, a questão da emission free, a questão do ambiente, etc. Podemos dizer que nós já levamos vantagens deste ponto de vista, porque nós já estamos nos ocupando desta questão e já há anos os nossos produtores têm feito parte, sobretudo têm comprado do Brasil, levando em conta estes parâmetros e acompanhando os desenvolvimentos neste setor. Temos a FEDIOL, que está também do nosso lado, e, portanto, temos colaborado em conjunto, participando em reuniões internacionais que tratam desta questão. Abbiamo detto che la partnership è consolidata, la qualità è riconosciuta. Posso dizer que o desafio futuro é o meio ambiente. Attenzione all'ambiente che noi non sappiamo in questo momento come si definirà. Sabemos todos que teremos cada vez mais uma legislação cada vez mais rígida e mais attenta in relação a parâmetros in relação ao respeito do meio ambiente. E nós, então, devemos seguir adiante neste percurso e seguir de mãos dadas, levando em conta toda a produção e também levando em conta as várias instituições nacionais e europeias, eliminando assim as barreiras não tarifárias neste comércio, realizando acordos também multilaterais entre as partes interessadas. Na Acitola, este é um caminho que tem sido levado adiante de uma forma ainda lenta, porém, esperamos poder acelerar este processo. A intenção é reforçar as parcerias com todos os países da América, desde a América do Sul até a América do Norte, portanto, Estados Unidos também. Países com os quais nós temos laços históricos. E, portanto, a ideia é, de qualquer forma, desenvolver este aspecto da sustentabilidade cada vez mais. Porque a sustentabilidade ambiental não deve ser um obstáculo, mas sim deve ser uma forma para desenvolver melhor toda a nossa produção. Portanto, o consumo está destinado a crescer, mas seguindo modelos sustentáveis. O plant-based food tem razão de ser somente quando a proteína da carne for substituída pela proteína vegetal e a soja está na base desta substituição. E isto acontece sobretudo
Nos Paeses Europeus do Norte. E, portanto, nós não podemos não considerar a soja na nossa alimentação. E certamente a soja brasileira é o principal produto que a União Europeia importa e continuará a importar, porque tudo isso é fundamental também para abrir o caminho para uma maior comunicação que dê informações sobre o tipo de produção que tem sido levada adiante por este país. Agradeço mais uma vez pela atenção de todos e pela oportunidade que me deram em poder tomar a palavra neste webinar. Muito obrigado, Carlotta. Grazie, Carlotta. Mi è piaciuto sentirti parlare appunto dell'importanza della soia anche per il futuro e per il fatto che hai parlato della sostenibilità non come una barriera, come un ostacolo, ma sì come una tematica positiva per la crescita di tutti, per il miglioramento della vita di tutti. Tutti noi dobbiamo imparare come realizzare, come fare una produzione più sostenibile. Apro adesso il dibattito. Se i presenti partecipanti al webinar vogliono fare delle domande specifiche, lo potranno fare e anche il pubblico potrà rivolgere ai partecipanti le proprie domande. Poderia fazer só uma colocação? Eu não entendi. Vorrei chiedere, non ho capito molto bene perché non sentivo la traduzione, però ho sentito nella lingua originale, in italiano, e mi sembra di aver capito questo, che ci sia la preoccupazione da parte delle colleghe Carlotta e Lea, che sono as nossas, che per noi sono le nostre... sono le responsabili delle nostre esportazioni, no? Che importano quindi da noi la nostra soia e il nostro mais. Quindi eu vejo que nós temos aqui com tranquilidade sobra, né? Perché volevo un chiarimento, cioè quando la soia inizia a essere inizia ad aumentare le proprie produzioni, possiamo vedere che spesso le statistiche fanno vedere che le aree destinate ai pascoli crescono anche. E tuttavia quello che noi abbiamo, quello che succede ora, l'aumento del raccolto, per esempio come succede adesso, un 20% in più, noi abbiamo, sappiamo che ci sono delle zone che vengono, che avanzano verso zone degradate o zone di pascoli e il produttore cosa fa? Va lì e recupera questa zona, recupera questa terra quando realizza un sistema di coltivazione in cui migliorerà le erosioni che avvengono in queste terre. Quindi l'aumento della produzione di soia in Brasile, per quanto riguarda questo aumento vi voglio assicurare che noi quello che stiamo facendo è migliorare il sistema, migliorando anche il sistema ma non solo, migliorando la terra e migliorando l'economia di quella zona. Questo è un fattore molto importante. Per quanto riguarda le aree di deforestazione, sono piccole le aree di deforestazione, sono fatte comunque all'interno delle zone che sono previste, che sono regolari, che sono previste per questi interventi. Sono zone molto piccole comunque. Vi posso dare un percentuale, 2 o 3%, forse anche di meno. E quindi comunque sia noi stiamo correggendo questo punto, è un nostro dovere, è un dovere dei produttori quello di correggere questi errori in modo tale da non far pregiudicare la nostra produzione. Soprattutto tenendo conto appunto la nostra grande attenzione per quanto riguarda l'ambiente. Noi quindi stiamo lavorando per diminuire ancora di più questa piccola percentuale di deforestazione. E quindi all'interno di questa idea di sostenibilità noi vogliamo invitare gli europei a conoscere la nostra legislazione e a imitarci, se possibile, e portare in Europa la nostra legislazione, perché noi abbiamo una delle migliori legislazioni per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda la nostra foresta. Io penso che tutto il mondo si deve preoccupare con le proprie foreste, devono ricostruire, riforestare le proprie aree anche in Europa,
in modo tale da far vivere in armonia l'uomo e in modo tale da dare un contributo all'ambiente. Tutti noi dobbiamo cercare la sostenibilità. Noi sentiamo che tutto il mondo ci guarda e ci critica per quanto riguarda questo aspetto, però non vediamo dall'altra parte qualcuno che dice: guarda, io pagherò il 50% in più per la soia che tu mi stai vendendo perché tu stai producendo, preservando un tot di area. Perché tu stai producendo soltanto nell'80% dell'area destinata alla tua coltivazione. Io non vedo proposte di questo tipo. E quindi è ovvio che noi vogliamo portare avanti la nostra produzione, però sarebbe meglio avere un'intesa maggiore per quanto riguarda appunto questa idea di sostenibilità da parte di tutti. Grazie, Bartolomeo. È un'osservazione per chi grazie. Se qualcuno ha dei dubbi per quanto riguarda la traduzione, noi abbiamo la possibilità di sentire la traduzione in portoghese o in italiano, si può scegliere la lingua. Se si vuole sentire il portoghese, si sentirà il webinar soltanto in portoghese, viceversa, se si vuole l'italiano, si sentirà soltanto la traduzione in italiano. Se avete delle difficoltà, lo potete scrivere qui nella chat e noi faremo i dovuti chiarimenti. Altre domande tra i partecipanti, altri commenti? Sì. Rapidamente só complementar isso do anche io vorrei dire qualcosa in più rispetto a quello che ha già detto Bartolomeo. Un documento da cadeia di grãos da Unione Europea, né? Per quanto riguarda il FEDIOL, per quanto riguarda la produzione in Europa, l'anno passato, che ela è intitolata l'anno scorso, produzione di soia, sono state definite le pratiche per la produzione di soia. E vi volevo dire che appunto i brasiliani adottano queste pratiche sostenibili. Il 99% dell'area prodotta in Brasile sono aree già consolidate che vengono utilizzate per l'agricoltura da più di 20 anni. E quindi non si tratta assolutamente di deforestazione, di nuova deforestazione. Effettivamente algum desmatamento novo. Quindi esse desmatamento, portanto, la deforestazione che si verifica veramente è minima, perché noi qui in Brasile non possiamo fare niente che sia al di fuori della legge. Questa è la nostra, è la regola che noi seguiamo. Quindi, come ha già detto Bartolomeo, noi facciamo in modo che tutta la nostra produzione venga portata avanti senza alcuna pratica illegale. Quindi quell'80% dell'area destinata alla produzione di soia viene utilizzata per la soia, vengono utilizzate per la soia da più di 20 anni. Questo è un dato molto importante che deve essere considerato in modo tale da non allarmare, non cedere a questo allarmismo da parte dei media per quanto riguarda la deforestazione in Brasile per la produzione della soia. Sarebbe irresponsabile da parte nostra deforestare per piantare soia, non possiamo farlo. In Amazzonia veramente la presenza di soia è bassissima. Noi dobbiamo e abbiamo l'obbligo di preservare le nostre foreste. A padrões europeus e quindi sanidade, né? Vamos ser sinceros aqui. Qualquer produtor europeo, se você colocar in isso, qualunque in tavolo di discussione, quando noi portiamo algo inconcebível, non conseguiram nem entender o presentiamo que explicar muitas vezes le nostre, la nostra legislazione per quanto riguarda la preservazione delle nostre foreste. Gli europei spesso aprono gli occhi e si stupiscono dalla complessità a natureza, degli aspetti che noi dobbiamo, dobbiamo portare avanti rispettando appunto essa vegetação para a humanidade. Le foreste e questo per l'umanità. Vorremmo quindi che i nostri fratelli europei possano anche loro iniziare a pensare alla preservazione delle loro terre, delle loro foreste, migliorando le proprie
legislazioni per quanto riguarda, per esempio, seja revegetado, che possa la vegetazione che si trova lungo i fiumi, per darvi un esempio, come lo facciamo noi qui in Brasile. Questo in realtà lo sappiamo, sarebbe essenziale per tutta l'umanità che questo venisse fatto. Grazie Fabrizio. Posso fare un'osservazione qui? Chiedo il permesso di prendere la parola per fare un'osservazione dopo aver sentito Fabrizio Rosa. Vorrei ricordare che lo scorso anno è stata in visita qui in Italia la nostra ministra Teresa Cristina, ministra dell'agricoltura, è venuta a partecipare ad una riunione con la nostra ministra Teresa Garanova, ministra dell'agricoltura in Italia. Durante la conversazione molto fruttuosa che hanno avuto le due ministre, è stata fatta questa osservazione, esattamente quello che ha detto il dottor Fabrizio. Anche lei ha fatto questa osservazione secondo la quale lei diceva se in Europa ci fosse una legislazione simile a quella brasiliana per quanto riguarda la produzione agricola non ci sarebbe nessuna produzione agricola in Europa perché 80% del territorio sarebbe dovuto essere preservato e quindi non ci sarebbe alcuna produzione. Questo è stato molto importante per presentare e far vedere il livello di serietà e rigore tecnico che ha il Brasile per quanto riguarda la produzione agricola, che è il settore più forte oggi in Brasile, di più successo. Grazie, grazie ambasciatore. Abbiamo ricevuto una domanda da parte del pubblico, una domanda a Lea, per Lea. Paola Quinca, domanda se i criteri della FEFAC devono necessariamente essere adottati da parte delle aziende europee per quanto riguarda l'acquisto di soia, sono vincolanti o no nel momento in cui si fa la scelta del prodotto importato. Non sono vincolanti. Un sistema che ha avviato FEFAC per aiutare le poi è stabilito per aiutare le imprese a aiutare a numerose certificazioni che noi abbiamo sul mercato. Pertanto, creò un contesto minimo di parametri che considera importanti per la commercializzazione e la varie certificazioni già esistenti sul mercato. Pertanto, è feita questa avaliazione per verificare se rispondono ai minimi criteri. Non si tratta di un processo rapido, non seguiamo uno schema italiano e di fatto non abbiamo difficoltà, poi no inizio foram rapidi i primi casi, porém successivamente quando noi fizemos o accompagnamento das certificações, noi vimos che na verdade há muita lentidão para a obtenção desta certificação. Portanto, eu imagino que também em relação aos problemas organizacionais este aspecto tenha pesado. O sistema italiano prevê que a empresa peça garantias. E neste momento, a parte mais importante è questa parte relazionata con il desmatamento per causa dell'attenzione che la imprensa dà per questo tipo di assunto. Pertanto, noi dobbiamo dare garanzie e come sistema noi promuoviamo queste linee. E onestamente abbiamo iniziato l'ultimo anno quando le linee guida FEFA che cominciamo nell'ultimo anno, la verità è che queste linee FEFA già esistevano. Non c'era questa sensibilità. Non aveva, o almeno non la diciamo così, l'idea di considerare la sostenibilità come driver importante.
a nível europeu. Hoje, porém, nós temos esta sensibilidade, existe uma maior atenção para com este tema. Ainda não é visto como parâmetro fundamental na comercialização, mesmo se alguma coisa está começando a mudar. Mas quando há, digamos, ataques, existe uma maior atenção em relação a esta questão. Além disso, nós temos também outro tema que se relaciona com os organismos geneticamente modificados, os OGMs, e também, muito interessante, o aspecto relacionado com o orgânico, com os produtos orgânicos. Por exemplo, nos orgânicos nós temos uma grande carência de soja. Sabemos que o mercado brasileiro também produz soja orgânica. Isso é muito importante para o mercado italiano. Obrigado, Lea. Grazie, pessoal, Lea. Abbiamo ricevuto un'enorme quantità di domande. Purtroppo il webinar ha un tempo limitato. Compromissi depois, per esempio, a Lea. Anche perché i partecipanti, i nostri oratori hanno altri impegni. Io quindi voglio scegliere soltanto due domande da fare ai partecipanti e poi chiuderemo il nostro webinar. Paolo Chignota domanda: come migliorare l'immagine della soia brasiliana, visto che spesso in TV la soia brasiliana viene riferita oppure viene rapportata con il fatto della deforestazione e delle questioni ambientali. Come fare per migliorare questo aspetto? Bartolomeo, quindi chiedo a Bartolomeo o Fabrizio di rispondere a questa domanda. Stiamo realizzando, portando avanti un lavoro molto importante presso i nostri consumatori anche e i consumatori di tutto il mondo, grazie alle nostre ambasciate. Tutto questo per far vedere ciò che accade veramente in Brasile. Inoltre, grazie all'IPA e alla Frente Parlamentare qui in Brasile, stiamo realizzando un lavoro proprio apposta per far vedere agli europei qual è il nostro sistema di sostenibilità. E sempre di più cerchiamo di coinvolgere i mass media del settore, ma non solo di questo settore, per far vedere ciò che si fa direttamente sul campo. È come se i mass media facessero una specie di consorzio tra i politici e l'ambiente. Non vengono a vedere effettivamente che tipo di produzione noi realizziamo e tuttavia possono avere queste informazioni anche grazie alle immagini di satelliti, ma purtroppo anche alcuni organismi, organizzazioni internazionali, delle ONG pregiudicano un po' queste divulgazioni, queste informazioni positive, perché hanno interesse a divulgare, diciamo, informazioni negative, a creare delle difficoltà. E tutto questo rende difficile la comunicazione. È molto delicato, è molto complicato. Tuttavia, stiamo lavorando in modo tale da parlare con i media, con la società e con tutti i nostri clienti presenti in tutto il mondo. Dobbiamo continuare su questo lavoro, su questa divulgazione. Dobbiamo portare le informazioni ai paesi, a tutti i paesi che hanno dei dubbi su questi punti. E queste informazioni noi stiamo appunto portando anche ai nostri produttori grazie alle ricerche che l'Embrapa realizza. Vogliamo che le persone capiscano meglio. E quindi, ripeto, noi stiamo lavorando su questo, ci dedichiamo su questo in modo tale da cambiare questa situazione. E come si sa, quasi il 99% della soia prodotta in Brasile sono prodotte in zone consolidate che rispettano il codice forestale. Perfetto, molto obrigado. Io direi in complementazione a questo che Bartolomeo. Volevo aggiungere qualcosa rispetto a quello che ha già detto il Presidente Bartolomeo. È ovvio, noi abbiamo bisogno di rendere disponibili tutte le informazioni possibili e immaginabili. Tutte le agenzie di comunicazione, che siano quelle serie ovviamente, hanno già queste informazioni a loro disposizione. E quindi
Então, no momento que um presidente como Emmanuel Macron... Dal momento in cui un presidente come Emmanuel Macron fa un attacco come quello che ha fatto rispetto al nostro paese, rispetto alla nostra Amazzonia, rispetto alla produzione di soia, beh, quando lo fa, è ovvio che immediatamente le informazioni vere devono poi essere divulgate. L'Europa tem a disposizione, a cadeia di grãos. E tutta la filiera della produzione di soia in Europa ha già a disposizione questi dati e quindi deve reagire l'Europa quando un presidente fa una dichiarazione di quel genere. E noi abbiamo manifestato il nostro dissenso, lo abbiamo fatto in modo educato, in modo molto obiettivo. E con as informações perché noi abbiamo queste informazioni, queste informazioni sono disponibili. Melhor você consegue trasmettere. Se riusciamo a trasmettere queste informazioni, neutralizzare esse tipo di narrativa, riusciremo a cambiare idea le idee che alcune persone ancora hanno, proprio perché sono disinformate. Quindi, man mano che noi diventeremo più efficienti e man mano che noi daremo più informazioni ai mass media sulla serietà delle nostre produzioni, più noi riusciremo a cambiare questa immagine che è stata divulgata in giro per il mondo, secondo la quale la soia brasiliana può essere appunto collegata in qualche modo all'idea di deforestazione. Molte grazie, molte delle domande che sono state fatte qui nella chat sono già state risposte, quindi passo la parola ora all'ambasciatore Elio Ramos che farà la chiusura di questo evento. Un evento che ha avuto veramente un successo inaspettato. Molte grazie a tutti i partecipanti. La parola all'ambasciatore. Bene, se il nostro segretario è contento del risultato di questo webinar, ovviamente anch'io sono molto contento. Ringrazio la signora Lea Pallarone, la signora Carlotta Trucillo e ringrazio i nostri due importanti rappresentanti nel settore della produzione di soia, Bartolomeo e Fabrizio, per la loro partecipazione a questo importante seminario. L'obiettivo di questo webinar era chiarire, perché noi siamo seri su quello che noi realizziamo. L'agricoltura brasiliana è un'agricoltura impegnata nel campo della competenza, nel campo tecnico e nella sostenibilità e del rispetto dell'ambiente. Un ambiente che appartiene a tutti noi e noi dobbiamo preservarlo per il futuro delle nostre popolazioni. Dobbiamo difendere il nostro bioma, che sono biomi importanti per tutti noi, per quanto riguarda la nostra produzione agricola. E quindi dobbiamo avere un'agricoltura anche più efficiente e più produttiva. Ringrazio a tutti voi, è stato un vero e proprio piacere, spero di poter ripetere seminari come questo. E perché sono opportunità che possiamo dare di chiarire qual è l'impegno del Brasile per quanto riguarda il settore agricolo. L'agricoltura è un settore molto serio e noi rispettiamo tutta la nostra legislazione, i nostri impegni, un impegno che è per il bene del mondo, per il bene della comunità mondiale. Grazie.